Siamo qui, Nunzio Firenze. Buonasera, Nunzio. Eccomi. Allora, dai. Cazzo, figa, culo è il mio contributo per elevare l'audience. Sì, bravo. L'audience di Radio Parolaccia. Bravo. Se poi serve un rutto, una scorreggia, mi attrezzo anche per quello. Bravo. E così almeno avete preso tutto. Lei è spiritoso, lei è molto spiritoso. No, non spiritoso, perché lei, sì, come la Nunzio, vostra Nunzio, come fa una a chiamarsi Nunzio? Questo malaudato, pensi al suo di nome. Detto questo, il problema è che lei fa la trasmissione, sì, con i miei soldi. Sì. Lei e il signor Parenzi, la lasciamo parlare, con i questo soldi. È imbecille, non sa nulla. È l'imbecille, ok, allora se mi lasci parlare, che sono l'imbecille, vado avanti. Prego, imbecille, Avete scoppiazzato, ma io lo dico agli italiani che mi sentite. Italiani! Sapete, voi sapete quanto guadagna con questa trasmissione il signor Cruciani, il signor Parenzo? Voi sapete che il padrone, l'editore del Sole 24 Ore si pappa più di 10 milioni all'anno di contributo per l'editoria? E non vi venga a dire il signor Cruciani che la trasmissione possiamo cambiare canale, perché è trasmissione pubblica, perché la fa con i nostri soldi. Vabbè, lascialo parlare, ripeto, siamo al delirio, no, è un po' un'esitizia. No, ma è un delirio, basta questo che sta dicendo, un tale delirio che va bene uguale, come un rutto una scorreggia. È la verità, perché voi vi mantenete con i nostri soldi. Con i suoi soldi. Esatto, però. Poi, aggiungo anche, benissimo, la razza di giornalisti, ma giornalisti di quale testate? Sì. Un direttore di un giornale fa 50, 100.000 copie, 200.000 copie, sì, e se non ci fosse la sovvenzione pubblica, chiuderebbero, e voi andate in ve la raccontate tra di voi, caro Nunzio, direttore, signor caro Nunzio, giornalista. Nunzio. Ma stia zitto perché io parlo con gli italiani. Da quanto tempo ascolta questa trasmissione, Nunzio? Signor Nunzio, da quanto ascolta la trasmissione, Nunzio? Lascialo perdere, lascialo spiegare. Che ci sono, ha avuto un problema questa sera. Dei giornali, ma cosa rappresentano? 100.000 copie, 200.000 copie, ma che opinione hanno? Hanno opinione per 100.000 copie. Certo. Se non ci fosse la sovvenzione di meno male che c'è Nunzio, sarebbero tutti chiusi. Meno male che Nunzio c'è. Dico, questo in parte radio, è vero, però. A radio, a questa, sì, sì, radio Parolacce che ha scoppiazzato da Radio Radicale di altri tempi, sì, molto più, sì, degna, sì, di rilievo, sì, che vive e campa soltanto con i soldi pubblici. Bravo, finito questo il comizio. Come esatto, però. Il comizio, ripeto, c'è sempre il mio finito il comizio? Finito il comizio? Avete il mio numero di telefono, Nunzio, che il rutto, senta, e la scorreggia, sì, mi viene benissimo. No, ma non si preoccupi, è uguale alla trasmissione. È uguale, appena è adeguata alla morte, appena cala dall'apnea, appena esce da, appena no, esce dall'apnea, no, appena esce dall'apnea. Vetri, perché lei è, sì, protetto come tanti altri. Sono protetto, ma comunque, sì, cosa campa lei facendo la trasmissione, su quali risultati? Sì. Il suo editore la chiama e le dice: bene, sei andato bene perché hai fatto 1 milione di audience, 1 milione e mezzo, con quello campa. Che cazzo di vita è? Allora rutto, scorreggia libero, ripeto, rutto, scorreggia libero. Questo è il modo migliore per poter gestire la trasmissione, è questo che si deve fare e questo si fa, punto. Detto questo, buona serata, ma ricordatevi che il mio rutto e la mia scorreggia è a vostra disposizione. Prenda atto che ormai è tutto finito. Abbiamo trasmesso Radio Manicomio, una parte di trasmissione gestita in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale.